Ciao ragazzi, con questo video di approfondimento vedremo come fare per cambiare alcuni dei componenti principali del proprio PC e dargli quella spinta in più per rendere al meglio con i nuovi videogame appena usciti o per gestire senza problemi foto e video in alta risoluzione. Vedremo quindi come comportarsi nel caso si voglia aumentare la RAM, aggiungere un disco fisso, cambiare la scheda video e controllare che i sistemi di dissipazione siano perfettamente efficienti. Iniziamo con la RAM, decisamente facile da cambiare. Importante assicurarsi della compatibilità con i banchi di memoria esistenti, controllando la tipologia di RAM installata che nei computer desktop, mediamente recenti, rientra nella famiglia dei moduli DDR, che possono essere DDR 1, 2 o 3, ognuno avente un diverso tipo di attacco, facilmente identificabile osservando la posizione della scanalatura che divide i piedini di contatto, la quale funge da guida per assicurare il corretto allineamento con lo slot della scheda madre. Una caratteristica interessante delle RAM DDR è la possibilità di funzionare in modalità dual channel per raddoppiare la velocità di trasferimento dei dati con il processore. Per utilizzare questa modalità è però necessario che la scheda madre la supporti e acquistare due banchi di RAM identici da installare in parallelo. Visto che lo spazio per memorizzare i propri dati non basta mai, potrebbe essere necessario aggiungere un disco fisso interno supplementare, non trasportabile come un disco esterno, ma più veloce, poiché sfrutta la velocità garantita dalla connessione diretta col controller della scheda madre. Se le dimensioni di un hard disk interno da 3,5 sono standardizzate, può cambiare l'interfaccia di connessione alla scheda madre, che può essere EIDE o, più recente, serialata, la quale, oltre a offrire maggiori prestazioni di trasferimento dati, utilizza anche cavi più sottili e meno ingombranti. Mi raccomando, prima di inserire il disco nel vano del case e fissarlo con le viti, è bene sincerarsi che il jumper di selezione della modalità di funzionamento del disco sia posto su Cable Select, così da farlo rilevare automaticamente dalle schede madri più recenti. La scheda video è diventata, negli ultimi anni, uno dei componenti più importanti del PC, fondamentale se videogiochi e multimedialità avanzata la fanno da padroni. La scelta in questo settore è vastissima e i vari modelli spesso si assomigliano molto l'un con l'altro, rendendo difficile compiere una scelta. I principali parametri da considerare sono la quantità e la tipologia di RAM installata, la velocità del processore e la presenza di uscite video aggiuntive come ad esempio la WGA DVI per un secondo monitor, molto utile per coloro che utilizzano programmi di fotoritocco avanzati o di video editing, e la presa HDMI per collegare il PC a un TV a schermo piatto. Anche per quanto riguarda le schede video, bisogna controllare il tipo di slot di collegamento presente sulla scheda madre, che può essere di tipo AGP, più vecchio e sempre meno supportato, o PCI Express. I due sono facilmente riconoscibili in quanto dotati di attacchi diversi, sia come lunghezza che come tipologia di scanalatura guida. Per concludere, è importante controllare ogni tanto che le ventole di dissipazione presenti nel case e quella del processore siano pulite e prive di accumuli di polvere, che abbattono notevolmente la capacità di dissipazione del calore, mandando, nei casi peggiori, il computer in blocco, soprattutto durante l'estate. E con questo è tutto, buon upgrade!